Amici telespettatori, ci siamo, riprendiamo le trasmissioni di Polifemo. Intanto devo ringraziare coloro i quali in questo periodo mi sono stati vicini. Come molti saprete, purtroppo ho perso mia mamma circa meno di un mese fa. È stata una cosa purtroppo improvvisa. Devo dire che ho sentito davvero il calore degli amici, dei telespettatori, della città. È una cosa che certamente mi ha riempito di gioia ed è riuscita in un certo qual modo ad alleviare la enorme perdita. Però, come si dice, come si suol dire, the show must go on. E Polifemo deve andare avanti. Sarà un motivo per impegnarmi ancora di più nei confronti dei cittadini, nei confronti della gente che ha bisogno, sulla scorta del ricordo di mia mamma, una persona che aveva il senso della giustizia, della famiglia, dell'amore. Saranno degli spunti, degli insegnamenti che porterò sempre con me, a difesa dei più deboli. Vi ringrazio di cuore, ma andiamo subito alla puntata di oggi. Intanto dobbiamo ringraziare la struttura del B&B Albergo La Manna, di Irene La Manna, che ci ospita. Oramai Polifemo ha trovato la sua location, la sua casa in questa struttura elegante, qualificata, estremamente professionale, ma soprattutto umana. Ecco, perché poi quello che fa la differenza nel rapporto col cliente utente è il rapporto umano. E allora dobbiamo intanto, diciamo, ringraziare Irene La Manna. Ora le cederemo la parola perché è la padrona di casa ed è giusto che faccia, come dire, gli onori di casa. E parliamo oggi saremo con Casa Artigiani, con l'associazione manutentori ionici di Casa Artigiani, per parlare di impianti termici, per parlare di come stanno le cose, e quindi tutto il discorso relativo al regolamento, alle verifiche che vanno apportate. E andiamo subito a salutare gli ospiti e poi Irene La Manna che farà gli onori di casa, a cominciare da Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casa Artigiani. Stefano Castronuovo, lui è il segretario provinciale di Taranto di Casa Artigiani. Una new entry per Polifemo, Vito Del Giudice, che è il presidente dell'associazione manutentori ionici AMJ di Casa Artigiani, e al suo fianco Antonio Di Mita, che è direttore della medesima associazione. Allora passiamo subito il microfono a Irene. Irene, questa struttura, parliamo di un qualcosa che è certamente importante, che rappresenta una informazione di servizio alla città, e la struttura del BB Albergo La Manna ha voluto appunto onorarci di questa disponibilità. Io intanto do il benvenuto a tutti, do il benvenuto agli ospiti e ancora una volta a Polifemo, felice di riavervi di nuovo qui nella mia struttura. Ovviamente è un'opportunità sempre per noi imprenditori poter avere la parola, la voce da dei giornalisti e soprattutto da dei professionisti come Luigi Abbate e ovviamente come tutti gli ospiti che ci porta. Quindi sarà un onore ospitarvi e ascoltare tutto ciò che avrete da comunicarci per il bene della città. Parlavo di eleganza, di stile, di sobrietà. Beh, Irene, come al solito, ha preparato, la stiamo in registrazione e sono le 17, l'ora del tè. E quindi Irene ci ha preparato, ci ha messo a disposizione del buon tè. Vedete che eleganza appunto delle tazze e quant'altro, la teiera e degli ottimi biscotti. Quindi ricordiamo che siamo in registrazione, poi ovviamente la puntata andrà in onda di venerdì. E allora andiamo subito, apriamo le danze per così dire. E allora intanto Mimma Annichiarico, la necessità, l'importanza, l'opportunità che Casa Artigiani ha avuto nel voler sostenere questa iniziativa, le iniziative appunto dell'associazione manutentori ionici, ripeto, in un'ottica di un sempre maggiore servizio al cittadino. Buonasera innanzitutto. Casa Artigiani è sempre stata l'associazione che, oltre alla tutela dei propri iscritti e dei propri associati, ma soprattutto la professionalità,
quando parliamo di artigianato, di artigiani, parliamo di una professione che svolge ogni artigiano. E quello del settore impiantistico è quello che è molto delicato, in quanto oggi per poter svolgere questa attività devi avere i requisiti per poterlo fare. Ma soprattutto entrando in casa di ognuno di noi, quando parliamo di caldaie, di manutenzione, mettere le mani sugli impianti significa responsabilità e consapevolezza di chi svolge questa attività di farlo in una maniera professionale, etica, ma soprattutto di sicurezza, perché parliamo anche di sicurezza soprattutto nei nostri ambienti di casa, per non dire in tutto quello che è il mondo anche delle attività imprenditoriali, e quindi anche rispetto della legge che impone, anche perché sappiamo benissimo che molte volte quando si parla di impianti sono successi degli eventi brutti, come quello della morte delle persone, proprio in virtù del fatto della cattiva manutenzione non fatta sulle caldaie, su quello che chiaramente una caldaia può portare, così per il resto di tutti quelli che sono gli impianti che fanno parte del nostro quotidiano e quindi delle nostre case nello specifico. Passiamo a Stefano Castronuovo, che è il segretario provinciale di Taranto di Casartigiani. E allora l'associazione manutentori ionici, dicevo AMJ, diciamo, ecco, parliamo di questa associazione, quando è nata, come è nata, perché è nata. Allora, AMJ nasce in forma autonoma circa 2 anni fa, quindi il presidente, che ho l'onore di avere al mio fianco, il direttore, insieme a un gruppo di altri impiantisti della provincia di Taranto e della città di Taranto, al fine di innalzare la professionalità della categoria e quindi dare anche un segnale forte alla propria clientela e rappresentare i propri diritti a livello di sindacali, con i rapporti con la provincia di Taranto, con il comune di Taranto e con la regione Puglia, hanno deciso appunto di mettersi insieme nello spirito quindi dell'associazionismo e iniziare questa battaglia, ardua battaglia, di appunto far sì che le regole vengano rispettate in tutta la provincia di Taranto, dai propri colleghi, far sì che ci sia anche un marchio di qualità e una garanzia per la clientela. Quindi un manutentore AMJ è un manutentore che dà delle certificazioni ben precise, delle garanzie ben precise al cliente, in quanto appunto sono manutentori che si formano quindi mensilmente, quindi con aggiornamenti professionali relativamente alle caldaie, alla normativa, e l'associazione poi si è dotata di un codice etico, dove all'interno appunto ogni manutentore che si iscrive firma questo contratto, dove rispetta determinate norme a garanzia sia della categoria e quindi della buona concorrenza tra i colleghi, e sia nei confronti del cliente, che è sicuro che la manutenzione della propria caldaia sia fatta a norma di legge e a regola d'arte. E allora è il turno di Vito Del Giudice, presidente di AMJ. Parliamo del regolamento, le modifiche, gli apporti che sono stati appunto resi, introdotti con il regolamento relativo alla verifica degli impianti termici, regolamento apportato anche al Comune di Taranto. Sì, credo che per parlare del regolamento di Taranto bisogna fare un piccolo salto nel passato e raccontare quanto è accaduto. Cioè, la città di Taranto dal 2012 al 2016 si è trovata priva di ente controllore, cioè l'ente che dovrebbe verificare la corretta esecuzione della manutenzione sugli impianti termici. Se non che nel 2016 la provincia, su incarico della regione, ha istituito una sorta di anno zero e quindi ha aperto una campagna per l'autocertificazione degli impianti termici, quindi azzerando tutto il passato e dando la possibilità a tutti i cittadini possessori di impianti termici di censire il proprio impianto termico. È stata aperta una campagna di autocertificazione partita il 15 ottobre 2016
è terminata il 30 ottobre del 2017, quindi qualche giorno fa. È notizia anche di qualche giorno fa la variazione fatta al vecchio regolamento, cioè la possibilità di, tramite un ravvedimento operoso, di poter censire il proprio impianto termico nonostante sia stato fatto un ritardo. Questo ravvedimento operoso varia dai 10 ai 20 euro ed è proporzionale in base al ritardo con il quale si certifica il proprio impianto termico. Cioè con un ritardo che va da un giorno a 60 giorni il ravvedimento è di 10 euro, con un ritardo che va da 61 a 120 giorni il ravvedimento è di 20 euro. E allora è il turno, dicevo, di una new entry di Polifemo, ora è il turno, dicevo, del direttore di AMJ, l'Associazione Manutentori Ionici, Antonio Di Mita. Allora, Antonio Di Mita, nell'ambito della certificazione inerente appunto alla verifica degli impianti termici, da quello che, essendomi un po' minimamente documentato, esisterebbe una differenza tra Taranto e provincia. La provincia ionica, di cosa si tratta e come è strutturata, perché? Sì, come diceva il Presidente, Taranto è partito dall'anno zero, quindi Taranto segue un suo calendario, quindi giorno 30 di ottobre è finita la possibilità per gli utenti di Taranto di autocertificare il proprio impianto, se non con il ravvedimento operoso. La provincia di Taranto invece, per quanto riguarda tutti gli altri comuni che fanno parte della provincia, hanno un loro calendario, quindi non c'è stata la possibilità di arrivare fino al 30 di ottobre per certificare la propria caldaia, bensì seguivano il proprio calendario, quindi ogni caldaia, ogni utente aveva una sua scadenza. Quindi ha continuato ad esserci questo discorso e che con il tempo anche il Comune di Taranto si adotterà di questo sistema. In provincia c'è anche, nel Comune di Taranto, il ravvedimento operoso, vale a dire se un utente non ha fatto in tempo per qualsiasi motivo ad autocertificare la propria caldaia, lo può fare con un limite massimo di 120 giorni, pagando, come diceva il Presidente prima, le 20 euro fino ai 60 giorni di ritardo, le 10 euro per i 60 giorni e le 20 euro per i 120 giorni. Quindi si suppone che per il prossimo anno sia il Comune di Taranto che la provincia avranno un metodo per quanto riguarda la scadenza uguale, quindi non ci sarà più questa piccola differenza, che è relativa soltanto all'anno zero che il Comune di Taranto ha dovuto fare, più che altro per riprendere un po' tutto il discorso lasciato dalla vecchia società che gestiva gli impianti termici. Siccome mi manichiarico fra un poco per degli impegni relativi appunto a Casartigiani, dovrà lasciarci, e allora facciamo a lei una domanda prima di andarcene appunto in pubblicità e liberarla dalla trasmissione. E allora, la necessità anche proprio che svolge Casartigiani di educare il cittadino, di formarlo in questo senso, il rispetto della verifica degli impianti termici e potremmo dire anche un'applicazione di una sana educazione civica. Come associazione, ma mettiamo in campo le professionalità, ma soprattutto cerchiamo, perché in primis siamo prima noi e cittadini, e quindi è chiaro che andiamo a fare una tutela del cittadino, ma anche verso il cittadino a dover rispettare le leggi. Leggi che purtroppo molto spesso, specialmente anche nel settore impiantistico, troviamo chi fino a poco tempo fa operava con gli abusivi. Perché purtroppo, come tutti gli artigiani di tutti i settori, noi purtroppo paghiamo chi opera in maniera irregolare. E grazie anche alle disposizioni di legge, finalmente il cittadino dovrebbe capire che
rivolgersi a un impiantista, quindi regolare, lo tutela e lo salva in tutti i sensi, chiaramente nel rispetto della legge. Innanzitutto dicevamo la qualità dei manutentori, rispetto ai quali ovviamente voi offrite garanzia all'utente, al cittadino. Beh, senza dubbio sì, perché è una tutela dell'impresa, ma soprattutto l'impresa deve essere all'altezza della situazione, di avere le competenze, i requisiti e giusti, proprio in virtù del fatto della sicurezza nelle proprie abitazioni, per il tipo di intervento che oltre all'altro è molto delicato. Bene, ora ci congediamo per qualche minuto, giusto 3-4 minuti per gli obblighi pubblicitari. Al rientro riprenderemo il discorso relativo alla verifica degli impianti termici e in modo particolare ci soffermeremo sull'importanza di queste verifiche, ogni quanto tempo verranno fatte, i documenti che l'utente deve avere cura di conservare, insomma tutta una serie di norme anche pratiche, appunto, perché gli impianti termici vengano tenuti, manutenuti, oserei dire, nella giusta misura e regola che peraltro è imposta dalle normative. Ringraziamo Mimma Nicchiarico, ci lascia in questo momento della trasmissione per impegni con appunto Casa Artigiani, ma noi ci separiamo solo per qualche minuto, a tra poco, subito dopo gli spot pubblicitari. Rieccoci, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando di verifica degli impianti termici e lo stiamo facendo con Casa Artigiani e con l'Associazione Manutentori Ionici. Ringraziamo intanto la splendida location del B&B Albergo La Manna che ci ospita proprio per realizzare questa trasmissione che rappresenta certamente un utile strumento di informazione per il cittadino. È, come dire, la nostra, nel nostro piccolo, con i nostri pregi e i nostri difetti, cerchiamo di fare una informazione di servizio e la problematica, la tematica della verifica degli impianti termici ha pieno diritto di cittadinanza in questa ottica di informazione di servizio al cittadino. E allora riprendiamo il nostro giro, lo facciamo con Stefano appunto Castronuovo, che è il segretario provinciale di Casa Artigiani Taranto. E allora Castronuovo, l'apporto di Casa Artigiani rispetto all'Associazione Manutentori Ionici, il collegamento che vi è tra Casa Artigiani e l'AMJ. Allora, MJ è collegata a Casa Artigiani, quindi è un, diciamo, una parte integrante di Casa Artigiani, quindi come ben forse abbiamo già detto tante volte, Casa Artigiani è un'organizzazione che è sia nazionale, regionale e provinciale, poi all'interno ha una serie di categorie, perché l'artigianato appunto quindi Casa Artigiani rappresenta una serie di categorie, dagli impiantisti ai parrucchieri, ai tatuatori, ai meccanici e così via. Quindi in questa diciamo, organizzazione che Casa Artigiani a livello nazionale, AMG è entrata a pieno titolo all'interno della compagine di Casa Artigiani, appunto per prendere una rappresentanza che non si limiti soltanto al territorio della provincia di Taranto, ma porta le proprie problematiche anche a livello regionale e a livello nazionale. Da qui diciamo che c'è stata anche una volontà sicuramente delle imprese di manutenzione di, vogliate farmi passare il termine, di slegarsi da legacci e legacci che in passato erano stati specialmente nella provincia di Taranto, appunto per identificare l'importanza di ogni singola impresa senza essere condizionata da, da un servizio, diciamo che la rappresentanza deve essere di sindacale e non collegata a un servizio che possa non dare quella libertà di difendere la propria autonomia imprenditoriale. E a volte in passato si è venuto che l'autonomia imprenditoriale è stata venuta meno
ai fini, diciamo, di un, ai fini, diciamo, di lucro da parte di alcuni soggetti. Ecco, vogliate farmi passare questo termine. Ok, e allora ritorniamo da Vito del giudice, gli poniamo questa domanda. Vito del giudice è il presidente dell'AMJ. Perché è importante la verifica degli impianti termici e ogni quanto tempo a norma di legge va eseguita? Allora, su questo occorre fare delle precisazioni. Esistono due tipi di controlli. Uno è legato all'efficienza energetica ed è quello che si attua contestualmente con il pagamento della tassa. Ed ha una cadenza ben precisa dettata dall'ente controllore, che per Taranto e Provincia, vogliamo ricordare, è biennale. L'altro, che a nostro avviso è più importante, è quello legato alla sicurezza dell'impianto ed è chiamato controllo della manutenzione dell'impianto termico. Non ha una frequenza o una cadenza ben precisa, o meglio, la legge demanda all'installatore / manutentore comunicare al cliente in forma scritta quali siano le operazioni e soprattutto con quale frequenza effettuarle affinché l'impianto termico resti sicuro. Quindi diciamo che ci sono queste normative che sono certamente, ci sono questi obblighi dettati dalla legge, dalla normativa. Il decreto nazionale è un decreto provinciale. Ecco, però occorrerebbe anche, come dire, il buon senso del cittadino, no? In talune occasioni. Anche del movimento. Beh, vabbè, quello è scontato, però sì. Il cittadino, ora, al di là sì. Del, scusate, dell'obbligo di legge, buona norma vuole che nel momento in cui a lume di naso dovesse ravvisare qualche anomalia, qualcosina, piuttosto che tirare a campare e andare avanti col fai da te, una buona visita, come si fa col medico, un buon intervento del manutentore potrebbe evitare tragedie, perché poi sì, le verifiche vanno fatte, vanno eseguite, però ovviamente ci può essere sempre un'anomalia, una problematica in generale, perché stiamo parlando di macchine, di strumenti, e che quindi hanno bisogno di una loro, come dire, molte volte un reset, diciamo così. Da statistiche effettuate, l'impianto termico, che non è solo la caldaia, è l'impianto a livello domestico più pericoloso in assoluto. Bene, ritorniamo ora ad Antonio Di Mita, che è il direttore dell'associazione di AMJ, e gli poniamo questo interrogativo, un po' ricalcando la domanda che ho poc'anzi fatto. Al di là di queste buone normative, ma il cittadino quando dovrebbe fare queste verifiche, al di là di quello che la legge impone, per mantenere l'efficienza assoluta degli impianti? Certo, naturalmente il cittadino deve far valere la regola del buon padre di famiglia, cioè quello di far stare al sicuro sé e i propri cari. Questo naturalmente lo deve fare indipendentemente dagli obblighi di legge, anche perché comunque perlomeno una volta l'anno l'impianto va manutenuto. Uno può tenere una buona caldaia, può tenere un buon impianto di riscaldamento, ma se non è manutenuto dalla persona giusta e da persone diciamo professionalmente preparate, sicuramente non fa una buona cosa. Il fai da te, il vicino di casa, il cugino che... Il procedere per sentito dire, no? Esatto, non serve assolutamente a niente. Quindi la periodicità è importante, perlomeno una volta l'anno l'impianto va manutenuto. Va manutenuto però da persone capaci, professionalmente corretti e naturalmente formati. Oggi manutenere una caldaia non è come lo si poteva fare qualche anno fa. Adesso con l'elettronica c'è bisogno naturalmente di entrare nei parametri, fare una serie di verifiche per dar la certezza del buon funzionamento. Non a caso noi di AMJ facciamo periodicamente questi corsi di aggiornamento e ogni nostro associato deve necessariamente, diciamo, quando deve manutenere la caldaia, farlo secondo un protocollo ben preciso. Quindi
quello che naturalmente la casa costruttrice richiede deve essere fatto. La cosa importante naturalmente è affidarsi sempre e soltanto a persone qualificate. Anche perché, ripeto, lo diceva prima il presidente provinciale di Casartigiani, Mimmanni Chiarico, che ora per impegni relativi appunto all'attività si è dovuto allontanare, e dicevamo gli abusivi sono tanti. E magari il cittadino, nell'ottica di risparmiare la 10-20 euro in meno, si mette in mano, a persone che cercano di sbarcare il lunario e hanno una professionalità inesistente. Guardi, il problema non è soltanto quello. Purtroppo ci siamo resi conto che anche tra di noi ci sono alcuni colleghi che purtroppo non operano secondo la buona regola. Quindi magari pur di offrire un servizio a un costo più basso, naturalmente non riescono ad ottemperare a tutto il protocollo, e quindi molto spesso non è soltanto l'abusivo, ma anche i nostri colleghi che purtroppo non operano secondo le regole, secondo la regola dell'arte. Quindi è bene diffidare sia degli abusivi, ma anche di chi offre un servizio a un prezzo troppo basso. Sicuramente c'è qualcosa che non quadra, non quadra. Qualche cosa ci rimette sicuramente, in questo caso ci rimette soltanto l'utente. Quindi anche è importante non cadere nel tranello. Si rischiano tragedie, ma anche delle sanzioni abbastanza quindi, pesanti. A questo punto poi... Per risparmiare che cosa? Mettere a rischio la tasca e soprattutto l'incolumità propria e altrui, per che cosa? Per un risparmio irrisorio? Esatto. Una pizza e birra in meno, ma se permettete, salvaguardare la vita propria, certo, e quella degli altri. Certo. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, a seguire la pubblicità e poi al rientro altre tematiche e altri argomenti relativi alla verifica degli impianti termini con Casartigiani Taranto e con l'associazione Manutentori Ionici. Pubblicità. Ci siamo, rieccoci, dovrei dire in studio, no, nel B&B Albergo La Manna, che ci sta ospitando per questa puntata di Polifemo relativa appunto alla verifica degli impianti termici, quindi ne stiamo parlando con Casartigiani e con l'associazione Manutentori Ionici. Quindi ringraziamo intanto la bella struttura che ci sta ospitando, vedete anche la qualità del servizio, dell'ottimo tè con dei biscottini proprio degni, propri dell'orario, del classico tè all'inglese. Riprendiamo il nostro giro e partiamo da Stefano Castronuovo, che è appunto il segretario provinciale di Casartigiani Taranto. Voi ovviamente avete sposato la causa dei manutentori e ovviamente confidando e garantendo per loro apportate un prezioso servizio al cittadino. Ma cosa offre Casartigiani ai manutentori che si iscrivono? In buona sostanza, perché dovrebbero iscriversi con voi? Tutto è una casa libera, nel senso, l'associazione che è libera, è sempre stata libera da idee diciamo politiche, da tutto quello che è un sistema ormai vecchio stampo, e quindi il manutentore viene a essere parte integrante dell'associazione. Secondo modo, insieme quindi a MG ha organizzato una serie di corsi di formazione per gli iscritti, sia per l'utilizzo del portale ITER di cui la provincia si è dotato, quindi l'autocertificazione dell'impianto termico non è più cartacea come avveniva una volta, ma è ormai informatizzata, quindi ogni singolo manutentore deve saper usare il portale, anche a livello di tempi sia di gestione della parte documentale sia di invio alla provincia, quindi un risparmio di tempo e sicuramente di denaro. Quindi l'associazione si è subito dotata al fine di, insieme in collaborazione con la provincia, al fine di fare dei corsi di formazione
interne all'associazione, ma anche sono state organizzate dalla provincia, per l'utilizzo di questo portale, che è molto semplice, quindi anche diciamo, i manutentori che non hanno un'organizzazione strutturale, diciamo il singolo manutentore può utilizzare il portale e avere sicuramente un risparmio economico ai fini dei tempi. Oltre poi tutta una serie di servizi che Casa Artigiani ha sempre ha avuto e di cui se sempre siamo a livello finanziario, a livello formativo. Quindi questo diciamo, è il vantaggio principale. Vito Del Giudice, andiamo un po' alle cose concrete, pratiche. Vito Del Giudice, lo ricordiamo, è il presidente dell'associazione Manutentori Ionici. I documenti che deve conservare a casa appunto l'utente. Allora, una volta effettuata la verifica del manutentore. In realtà c'è un documento che deve accompagnare l'impianto sin dalla sua nascita, che si chiama dichiarazione di conformità e dovrebbe rilasciare il costruttore dell'impianto, cioè l'impiantista. L'altro documento fondamentale è il libretto di impianto. Questo libretto di impianto è una sorta di carta d'identità appunto dell'impianto, dove troviamo dei parametri preziosi, quali sono i consumi, chi gestisce l'impianto, gli organi controllori, insomma una sorta di carta d'identità che deve essere accorrida del responsabile dell'impianto termico. Collegandomi a quanto detto da Stefano, cioè l'importanza del portale, questi documenti sono, una volta che l'utente ha le password per accedere al portale, sono scaricabili in qualunque momento. Voglio sottolineare l'importanza del libretto di impianto, senza il quale non è possibile fare neanche un contratto di fitto, un contratto di vendita, in quanto è necessario per redigere appunto l'attestato di prestazione energetica. E concludiamo il giro con Antonio Di Mita, che è il direttore dell'Associazione Manutentori Ionici. Una domanda: perché affidarsi a voi, alla vostra associazione, la MJ? Perché? Perché naturalmente, come avevo... Io se dovessi dare una risposta, anni di esperienza e di professionalità, se io dovessi così intuitivamente rispondere. Al di là di quello, chi vi parla magari ha anche 30 anni di esperienza nel settore. Il discorso importante qual è? È che purtroppo oggi di avventurieri ce ne sono tantissimi. Affidare le operazioni di controllo e manutenzione del proprio impianto a dei professionisti sicuramente è la scelta migliore. Guarda caso, gran parte dei professionisti della provincia di Taranto fanno parte dell'associazione Manutentori Ionici, quindi sicuramente chi si affida a noi non sbaglia, ha scelto sicuramente la persona giusta. La cosa importante qual è? È che al di là di tutto, tanto per fare un esempio, noi siamo stati la prima associazione della provincia di Taranto ad fare un corso che sarà obbligatorio il prossimo anno, ma noi ce ne siamo già dotati di questa certificazione, che è la certificazione FER. Naturalmente avere queste certificazioni, fare questi corsi, avere queste abilitazioni non servono soltanto a noi per accrescere la nostra professione, ma sicuramente accrescono e arricchiscono anche l'utente che in un certo qual modo affida a noi le operazioni di manutenzione. I prezzi sono rapportati al servizio, su questo non ci sono dubbi, però sicuramente la cosa migliore è non affidare a persone di cui non si conosce la preparazione, è una cosa importante. Affidare la manutenzione a una persona che non si conosce è come dare un mitra in mano a un bambino, quindi i danni che possono esserci sono tantissimi. Quindi AMJ è sinonimo di professionalità, qualità e correttezza. Ora abbiamo l'ultima parte, subito dopo la pubblicità. Nell'ultima parte vogliamo parlare un po' di aneddoti, di aspetti umani, tra virgolette, relativi proprio all'attività del manutentore, perché poi è anche importante il rapporto umano, la fiducia che deve appunto crearsi
tra l'utente e appunto il manutentore. A tra poco. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, ci stiamo occupando della verifica degli impianti termici, lo stiamo facendo con Casa Artigiani Taranto e con l'associazione Manutentori Ionici. Abbiamo parlato appunto di verifica di impianti termici, però ora, visto che abbiamo un po' ancora del tempo residuo da impiegare preziosamente, apriamo una parentesi con Stefano Castronuovo. Abbiamo parlato di questa vicinanza di Casa Artigiani al discorso della manutenzione, della verifica delle caldaie e quindi all'Associazione Manutentori Ionici. Altri obiettivi, i tanti impegni di Casa Artigiani, così facciamo una panoramica. Noi abbiamo anche programmato altre trasmissioni, ma così un'anticipazione di quelle che saranno le battaglie, l'impegno di Casa Artigiani in questa stagione autunno-inverno, diciamo. Sicuramente sarà un inverno caldo a livello sindacale. Beh, abbiamo gli impianti a norma. Impianti a norma, quindi sicuramente saremo caldi. Però ci sarà la battaglia a livello regionale con la federazione regionale relativamente al nuovo regolamento su catasto termico, quindi c'è già stata già pubblicata la legge regionale, però manca tutta la regolamentazione che dia diciamo, norme chiare e precise sia per i manutentori sia per diciamo i cittadini, sia per gli enti che dovranno essere delegati dalla regione, quindi le province e i comuni, in questo caso però avremo solo la provincia. Sicuramente dobbiamo vedere un attimo come va a finire, speriamo che il servizio della provincia sia sempre migliorato, quindi noi staremo dietro per dietro affinché la provincia attui un servizio pronto, un servizio diciamo che dia delle risposte sia ai manutentori sia ai cittadini. Diciamo che la strada stiamo vedendo che è buona, chi ha preso in gestione diciamo, la parte diciamo, dell'organizzazione, parte tecnica, sta facendo un buon lavoro. Noi saremo al loro fianco al fine di garantire sempre che ci sia il rispetto delle norme. Quindi bene, questo prego. È quello che noi ci proponiamo almeno per gli impiantisti. E allora, intanto passiamo a Vito Del Giudice, che è presidente appunto dell'Associazione Manutentori Ionici. Dicevamo prima dell'interruzione pubblicitaria, così qualche elemento, qualche momento, qualche aneddoto relativo a qualche verifica, qualche impianto, alla verifica di qualche impianto, il rapporto proprio con l'utente, qualcosa che le è rimasta impressa, che so io, non so, l'utente particolare, il vecchietto, la persona paurosa, qualcosa di simpatico, diciamo, no? Io voglio sottolineare ancora una volta l'importanza dei controlli. Perché, come vi ho detto prima, dal 2012 al 2013. Intanto io da buon conduttore verso il te. Come vi ho detto prima, dal 2012 al 2016 la città di Taranto è stata priva di ente controllore. Noi che siamo manutentori e che siamo per strada giorno dopo giorno e quindi visitiamo gli impianti, abbiamo visto innalzare esponenzialmente il grado di insicurezza di questi impianti. Per cui ribadiamo che la manutenzione dell'impianto termico, che non è solo della caldaia, deve essere seguita con cadenza che deve essere prescritta dal manutentore / installatore. Mentre io mi accingevo a preparare il tè, ma magari lo degusteremo subito dopo la registrazione della puntata, è il turno di appunto Antonio Di Mita, direttore dell'Associazione Manutentori Ionici. Qualche altro episodio, qualche cosa che l'ha colpito o anche che l'ha innervosita, perché ma, poi magari diciamo, c'è anche qualcosa che vi urta, no? Non è tutto rose e fiori. Certo, naturalmente parlo, ripeto, sì, per esperienza vissuta, diretta. Dall'esperienza ormai trentennale in questo tipo di attività. Molto spesso ci troviamo di fronte a dover assistere delle caldaie in casa di gente dove
in un certo qual modo siamo cresciuti insieme, quindi conosci il padre, la madre, il figlio, la figlia, il nipote, l'altro nipote, si entra a far parte di questa grande famiglia degli utenti. Naturalmente in provincia il discorso è un tantino più accentuato perché ci si conosce un po' di più, però tutto sommato il rapporto tra il manutentore e il cliente, l'utente, è come il rapporto tra il confessore e come il prete e il confessore. Ci si dice tutto. Ci si dice tutto, ci si conosce, ci si racconta quello che è successo nell'anno in cui non ci siamo visti, specie quando poi c'è la cadenza annuale dei controlli. Quindi si entra. Sì, d'altronde è come il rapporto che si crea, cioè il mio barbiere di fiducia, certo. Vado, idem dicasi per il manutentore. Per il manutentore. Certo. Anche perché poi è quello che magari conosce conosce l'impianto. Sa l'evoluzione, le problematiche che ha avuto l'impianto, certo. E magari anche in tutta sincerità dice: vedi che è arrivato il momento di sostituirlo. Certo. Bene, abbiamo fatto una puntata di servizio, di informazione al cittadino, perché, ripeto, sta per arrivare l'inverno, il primo freddo si avverte. E quindi è giusto anche che ci riscaldiamo, ma ci riscaldiamo, io dico, con scienza e coscienza. Certo. Solo con una corretta verifica degli impianti termici noi ci riscalderemo, ma parimenti staremo tranquilli sia a livello di sicurezza e sia a livello proprio di rispetto di normative, onde evitare di incorrere in tanto pericolose quanto fastidiose sanzioni. Allora ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo intanto Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Casartigiani, che ha partecipato alla prima parte, poi per impegni appunto relativi a Casartigiani ha dovuto lasciarci, si è allontanata. Ringraziamo Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Taranto di Casartigiani, Vito Del Giudice, presidente appunto dell'Associazione Manutentori Ionici, AMJ, e dulcis in fundo Antonio De Mita, direttore dell'Associazione Manutentori Ionici. Che dire, una puntata di servizio, l'appuntamento con Polifemo, venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, emittente, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e poi anche c'è la versione su Sky, appunto il canale 879 Sky, appunto Viva l'Italia Channel. Che dire, ci salutiamo qui, l'appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera.